tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Anziano cade dalla carrozzina dopo aver urtato in un marciapiede rotto, ma sono tanti i pericoli segnalati alla nostra redazione e stasera ve ne mostreremo alcuni. Dopo la denuncia di alcuni genitori è stata spostata la fermata dell'autobus in via Travea a Fano. La prossima sarà quella di Sant'Orso, annunciata l'aggiunta di pensiline per riparare i ragazzi dal sole o dalla pioggia e in cambio anche la viabilità di via Nolfi. Per i bambini delle scuole fanesi ora il pranzo è self-service, introdotti la raccolta differenziata e i distributori automatici dell'acqua pubblica. Sul caso Grizzly tra poco sentiremo in collegamento il commento del sindaco Massimo Seri. Oltre 400 podisti hanno partecipato sabato scorso alla Corrifano 2015, la corsa su strada giunta alla sua 20ª edizione. La più cordiale buonasera a tutti voi per Occhio alla Notizia. Apriamo il telegiornale parlandovi dello stato in cui versano alcune strade fanesi. Nella nostra redazione giungono giornalmente segnalazioni di buche, tombini o marciapiedi pericolosi. È il caso di ieri sera di un signore che in carrozzina è caduto e ha battuto violentemente il capo. Il servizio di Simona Zonghetti. L'elenco di strade rotte, dissestate e pericolose è lungo. E non è più un problema di periferie. Anche le arterie principali ormai sono diventate un percorso ad ostacoli. Buche piccole, medie e grandi, tappetini di riempimento e rattoppi qua e là. La situazione è la stessa in molte zone della città di Fano, ma come aumentano i problemi, aumentano anche le polemiche da parte dei cittadini. Due nostri reporter di strada, ad esempio, ci hanno inviato alcune immagini. La prima relativa ad una buca in via Papiri a Bellocchi, mentre questa è stata scattata in via Cena a Gimarra. Tante sono le segnalazioni che ogni giorno arrivano alla nostra redazione, ma non si prendono provvedimenti per una manutenzione urgente, può diventare davvero pericoloso per l'incolumità delle persone. L'ultimo episodio è accaduto ieri sera, poco prima delle 20, in via del Ponte nel quartiere di San Lazzaro, dove un anziano è caduto dalla carrozzina dopo aver urtato in un marciapiede rotto. Lei ha l'attività qua a fianco? Sì. Ha visto cadere il signore? Dopo, quando ero già, lo caricavano su un'ambulanza. Però quella qua del tabacchi mi ha detto che c'era una signora che spingeva la carrozzella e ha preso praticamente qua e questo signore che era sulla carrozzella è cascato all'indietro, ha sbattuto la testa proprio qua. Su questo qua è uscito il sangue lì. Dopo hanno pulito quelli dell'ambulanza, insomma. Una situazione pericolosa sarebbe da risolvere? La botta data, sì. Sì, sì. Qua cascano tutti i giorni, continuamente, dalla mattina alla sera. Non è che inciampano sempre qui con le ruote. È letteralmente a pezzi gran parte del marciapiede, ma come potete notare è appunto quasi tutto rovinato. Guardate invece questa parte qua, si solleva, per cui con una ruota è un attimo purtroppo inciampare e farsi male. Guardate, si muove. Avete segnalato questo problema? Sì. Qualche mese fa i vigili urbani hanno fatto un sopralluogo e dopo sono arrivati i dipendenti del comune e hanno sistemato. Ma guardi in che condizioni si è ridotto. C'è una stuccatina così leggera, ci sono venuti in due riprese, ci sono venuti e niente. Quindi nel giro di pochi mesi la situazione è ritornata come quella di prima. Esatto, hanno guardato solo quello, mentre gli altri li hanno trascurati tutti, li hanno lasciato perdere. Qui casca la gente tutti i giorni in continuazione, cioè io non ho parole. Davanti al negozio qua è un casino. Vabbè, qualcuno parcheggia male, per carità, però non lo so. Sia persone in sala alla bicicletta che sì, a sì. Piedi. Certo, certo. Adesso a parte la pista proprio ciclabile che se camminano al centro va bene, ma come si spostano un pochino, inciampano sempre in questi pietroni esagerati che si sono disinnestati tutti, non ci si capisce niente qui. E se il tombino di via del Ponte è stato riparato dopo il nostro servizio, andato in onda il mese scorso, ora sono i residenti di via Poletti, in zona Poderino, a segnalarcene uno da sistemare il prima possibile. Da quanto tempo è così? Da
un anno, due anni, insomma da parecchio tempo, sì. Avete già segnalato al comune magari questa situazione? No, non lo so se qualcun altro l'ha fatto, e comunque la situazione è così da un pezzo, insomma. Più che altro ci si prende con le ruote della macchina se uno, insomma, non sta attento mentre parcheggia, poi anche con la bicicletta perché girano qui, quindi... Pericoloso. È pericoloso, sì, molto. Ed ora vi parliamo di un caso del quale ci siamo già occupati l'anno scorso, ma sono in arrivo buone notizie perché dopo la denuncia di alcuni genitori è stata spostata in un'area più sicura la fermata dell'autobus in via Trave a Fano. Prima infatti era situata in una zona adiacente al cantiere dell'Interquartieri. La prossima a essere modificata sarà quella di Sant'Orso. Vediamo. Soluzione trovata per la fermata dell'autobus in via Trave a Fano. Esattamente un anno fa, alcuni genitori di Fenile avevano denunciato all'amministrazione comunale lo stato di pericolosità in cui versava, perché situata in una zona adiacente al cantiere dell'Interquartieri. Una situazione di poca sicurezza, in particolar modo per gli alunni della scuola media Matteo Nuti che usufruiscono del servizio. Ma da ieri le cose sono cambiate. Dopo un lavoro durato 12 mesi, coordinato dal consigliere comunale di Nucittà, Barbara Brunori, la fermata è stata spostata a pochi metri di distanza davanti alla palestra Trave. Oggi da mamma e anche da consigliere comunale mi sento fiera di annunciare che finalmente la fermata è stata spostata in uno spazio tanto più idoneo. Tra l'altro, nello spazio che poi vedremo, verrà anche collocata una pensilina per metterli al riparo in caso di maltempo. L'accesso degli studenti sarà ancora più sicuro se passeranno per via Molise, strada già dotata di marciapiede. Una volta arrivati in via Trave, poi troveranno il nuovo attraversamento pedonale. Questo però non resterà l'unico intervento. Abbiamo fatto dei sopralluoghi e mappato all'interno della città, e non solo nei limitrofi, quelle che erano le criticità di pensilini in disuso e di fermate a rischio. Per cui abbiamo intercettato 8 cambiamenti. Adesso il prossimo veloce sarà quello di Sant'Orso, che già annunciavamo in via divisione Carpazzi per mettere al riparo proprio i ragazzini, ed altri che annunceremo durante una conferenza stampa. Questo è stato possibile grazie ad un lavoro di sinergia insieme all'ingegnere Elenia Santini dell'ufficio progettazione traffico del comune di Fano, il dirigente dell'AMI e l'assessore alla mobilità urbana Stefano Marchegiani, che oggi ha annunciato ulteriori cambiamenti anche alla viabilità. L'amministrazione comunale ha ascoltato le esigenze dei cittadini. Sì, mi pare che sia un metodo importante questo, nuovo, la partecipazione, il sentire le esigenze dei cittadini su una trama viaria già consolidata dove si possono apportare comunque significative migliorie. In più noi stiamo facendo con lo stesso metodo delle verifiche con la popolazione di diversi quartieri di Fano. Per esempio abbiamo attivato primi incontri di sondaggio con piccole realtà di quartiere, poi lo faremo più in grande per la via prima strada di Bellocchi. Abbiamo risolto un problema coinvolgendo la cittadinanza di Centinarola, il quartiere delle Zavarise è in corso di definizione con i lavori pubblici dove abbiamo cambiato i sensi unici. Poderino stesso è in avanzatissima fase di determinazione, pronto all'appalto. Serve un'ulteriore verifica su alcuni sensi unici, unitamente all'annunciata e prossima chiusura di via Nolfi Nord, almeno per 9 mesi, tornando a una buona pratica di qualche anno fa, perché la cittadinanza, dopo diverse sperimentazioni, il limite dei 30, le righe bianche, è comunque veramente impossibilitata una vita normale, dato l'alto flusso di quella strada, e quindi noi vogliamo riportare alla normalità una via del centro storico, essendoci ampie vie nella Sassonia. Intanto 9 mesi e poi il periodo, diciamo, dell'estate, per non gravare su Sassonia, può tornare a essere redistribuito anche in via Nolfi. Intanto una sperimentazione per il prossimo anno in questo senso. È iniziato lunedì dalla scuola primaria Corridoni il pranzo self-service per tutti i bambini che aderiscono al tempo pieno. Vediamo. Qualità dei prodotti e self-service per i bambini. Sono queste alcune delle novità introdotte dal piano di riorganizzazione delle mense scolastiche. Sarà quindi possibile richiedere più primo, più secondo, più contorno a seconda dei propri gusti. Ad illustrare l'intero progetto è stato l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin alla Corridoni di Fano, una delle 4 scuole elementari a tempo pieno, assieme alla Montesi di Sant'Orso, alla Decioraggi di Ponte Metauro e alla Fabio Tombolo
bar di Bellocchi che usufruisce del servizio di refezione. Lunedì quindi abbiamo presentato i saloni completamente ristrutturati e riqualificati del Corridoni, che è stato interessato anche da delle azioni di riqualificazione della cucina oltre all'acquisto di nuove attrezzature, perché tra l'altro l'organizzazione cambia, ci sarà il self-service, ci saranno i contenitori per la differenziata per i bambini, umido, secco, proprio perché vogliamo fare in modo che il momento della refezione non sia una pausa dall'attività didattica, ma sia un percorso educativo che continua anche in quel momento con il coinvolgimento e una maggiore autonomia dei bambini. Un'altra novità introdotta è quella dei distributori automatici dell'acqua pubblica presenti in tutte le scuole dove è previsto il servizio di refezione. Sono una serie di novità per noi importanti perché insieme ai prodotti biologici, chilometro zero, ecosolidale, che abbiamo inserito nella gara d'appalto che ha dato il via poi al nuovo servizio, ci sono anche una serie di novità organizzative e logistiche che serviranno a migliorare la qualità di questo servizio. E il tema del self-service, del riutilizzo nelle 4 scuole elementari a tempo pieno, per noi è un primo passo in questa direzione. E continuiamo a parlare di alimentazione e di salute, perché il 24 settembre a Villanova di Montemaggiore e l'8 ottobre a Calcinelli di Saltare si svolgeranno due importanti incontri con il dottor Gerlando Davide Schembri, medico chirurgo esperto di nutrizione. Gli argomenti trattati saranno le patologie al seno, dell'intestino e della prostata. E il tradizionale appuntamento di settembre con la festa dell'accoglienza Opera Padre Pio si svolgerà mercoledì 23 nella Basilica di San Paterniano. Il programma prevede alle ore 18.30 la Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Armando Trasarti, alle ore 19.30 breve cerimonia di ringraziamento dei benefattori dell'Opera Padre Pio, alle ore 20 concerto del coro polifonico malatestiano e coro giovanile in canto malatestiano. Un'opera che svolge un'attività molto importante in città. Basti pensare che nel 2014 ha distribuito 34.000 pasti e ha accolto 236 persone a dormire e ha consegnato indumenti ad oltre 1.200 persone. Bene, ed ora ci occupiamo del caso Grizzly e dopo la ridda di commenti che ci sono stati in queste ore, ora sentiamo il commento del primo cittadino, Massimo Seri, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Massimo Seri, buonasera, sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Bene, allora io sotto di me ho qui due comunicati, il primo è il suo che ha diramato poche ore fa e l'altro è di Prima l'Italia, quindi insomma della parte avversa. Partiamo dal suo, innanzitutto lei è un braccialetto bianco e c'è anche un assessore alla legalità nella giunta di Fano, quindi insomma la legalità è un perno importante della sua amministrazione e soprattutto anche nel comunicato dice chiaramente che non accetta lezioni da nessuno a questo riguardo. Sì, io sono una persona che anche con il mio stile di vita ha cercato sempre di rispettare le regole e penso che sia giusto così, specialmente quando si amministra e si rappresentano le istituzioni. Quindi su questo non ci piove. Per quanto riguarda la vicenda, abbiamo sempre detto che noi siamo per il rispetto delle regole e qui non abbiamo approvato una delibera che fa riferimento a quel luogo come destinazione per il prossimo parco pubblico, quando il Demanio ci trasferirà con il decreto definitivo il bene. Allora ecco, io voglio chiarire una volta per tutti che ancora questo bene non è in disponibilità dell'amministrazione comunale, quindi l'amministrazione non è che può intervenire a casa d'altri, questo è un aspetto che va chiarito e non ci bisogna giocarci ogni volta. L'altro aspetto è che sono stati dei controlli, come è giusto che ci siano, ci sono organi deputati a fare questo e a questi bisogna anche rivolgersi. Per cui, per quello che mi riguarda, penso che un sindaco non possa fare altrimenti, ma ne sono anche convinto, e ci debba essere sempre il rispetto delle regole, il rispetto delle leggi in tutte le cose che noi facciamo. E così sarà ed è anche per quello che riguarda l'amministrazione comunale di Fano con i propri beni. Ecco, il comunicato invece della parte avversa del centro-destra dice che praticamente l'ex consigliere comunale Montalbini, che se fossero state forze di centrodestra ad occupare lo stabile ci sarebbe stato sicuramente un faro di legalità che si sarebbe acceso immediatamente su quel centro. Che cosa risponde a riguardo?
Beh, rispondo che queste sono provocazioni, adesso vuol dire che è una persona seria che io rispetto, che stimo, quindi dopo c'è il gioco delle parti e uno ci gioca, però voglio ripetere, siccome parliamo di un bene in non in disponibilità dell'amministrazione comunale, ma è del demanio, quindi noi non, anche volendo non è che possiamo intervenire a casa d'altri, bisogna che sono coloro che sono proprietari che fanno queste scelte di intervento. Poi quando questi verranno trasferiti all'amministrazione comunale, noi adotteremo un percorso che stiamo già individuando, quindi per cui non raccolgo neanche quella provocazione. Poi ripeto, ci sono, queste cose sono monitorate anche dagli organi competenti che seguono direttamente la questione, quindi Montalbini può rivolgersi anche a loro se vuole ulteriori conferme. Ecco, sindaco, che tempi ci sono per appunto l'acquisizione del bene da parte del demanio? Tempi spero siano brevi perché abbiamo già avuto il parere favorevole l'ottobre, adesso non sbaglio, dello scorso anno. Noi abbiamo fatto tutte le verifiche, i sopralluoghi, c'erano alcuni aspetti burocratici da seguire che sono stati rispettati, abbiamo deliberato in consiglio comunale la destinazione del bene, come dicevo, a funzione del parco pubblico, e l'atto successivo dovrebbe essere il decreto definitivo che dovrà essere firmato da me e dai responsabili dal demanio. Quindi io penso che qui veramente parliamo di tempi brevi. Fra l'altro c'è già un gruppo di lavoro che sta pensando, progettando quale forma dovrà e struttura e dinamica dovrà avere il nuovo parco pubblico. Bene, grazie sindaco per la sua disponibilità. Prego, grazie a voi. Buona serata a lei. Allora, cambiamo argomento, andiamo a Marotta e diamo una comunicazione per gli abitanti di quel luogo. A causa di alcuni lavori di bonifica a Marotta di Mondolfo, giovedì 24 settembre dalle ore 8.30 alle ore 13.30 verrà sospeso il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel quartiere di Piano Marina e vie limitrofe. In questo periodo potrebbe mancare per brevi periodi l'afflusso di acqua potabile al contatore e potrebbero verificarsi degli abbassamenti della pressione idrica. In caso di maltempo i lavori verranno rinviati. Bene, ed ora apriamo la pagina dello sport, occupiamoci di baseball, perché i giovani del Fano Baseball stanno ottenendo un grande successo. Se sabato prossimo a Roma vinceranno contro il Lazio Baseball, conquisteranno un posto in Serie B. Bravo, bravo, bravo! Domenica scorsa si sono disputati i playoff, come sono andati? Veramente è stata la giornata più bella della stagione, anche perché era la finale, però i ragazzi hanno giocato bellissimo, si è fatto tutto quello che si aveva allenato in tutta la stagione, vuol dire che l'allenamento ha compensato tutto quello che avevamo fatto in 7 mesi. Quindi stanno giocando per andare in Serie B? Sì. Manca una sola partita per vincere la stagione e andiamo in Serie B. Quando si svolgerà questa partita? Sabato prossimo si gioca 2 partite a Roma e se per caso non si vince in quella 2 resta la ultima partita domenica, però noi aspettiamo che la prima partita di sabato è la di vincere. C'è stato anche l'Open Day la scorsa settimana, anche quello ha avuto un grande successo. Sì, sì, l'Open Day si è fatto quasi quasi insieme con la partita della finale, è stato un successo bellissimo perché hanno venuto tanti bambini piccoli che aspettavamo. Io sono andato alla scuola di tutto questo anno, adesso hanno venuto ma che a fare la prova, a vedere la partita, è stato bellissimo. Partirai per il Venezuela, che cosa ti senti di dire a questi ragazzi? Che stiamo lavorando come l'abbiamo fatto tutta la stagione, me ne vado troppo contento, i ragazzi piccoli anche della scuola hanno fatto un bel lavoro,
hanno venuto al campo, si sta conoscendo più il baseball qua a Fano. Adesso che la prima squadra sta facendo questo lavoro anche, è stato bellissimo. E invito a tutti i ragazzi che mi hanno conosciuto in scuola, che l'anno prossimo ritorno a gennaio presto, vi aspetto qua al campo, che facciamo una bella stagione. Qua si gioca anche se fa freddo, anche se fa caldo, noi sempre siamo qua al campo sotto il pallone quando c'è il freddo. Come avete sentito dalla nazionalità dell'allenatore e dalla sottolineatura musicale del servizio, il baseball non è soltanto uno sport a stelle e strisce, ma è molto popolare nel centro e nel sud America. Rimaniamo in tema sportivo perché si è corso a Gimarra. Oltre 400 podisti hanno partecipato alla Corrifano 2015. Vediamo com'è andata. Bravi così, numero 10, bravo così, bravi tutti in fila. 420 podisti tra giovani ed adulti hanno preso parte sabato 19 settembre alla 20ª edizione della Corrifano, corsa su strada organizzata dal CSI Fano, presente con uno staff di 30 volontari. In una splendida domenica di sole la gara è stata dominata dal 27enne fanese Gianmarco Ceresani di Fano Corre, che fin dai primi metri ha lasciato la compagnia del gruppo per involarsi indisturbato, vincitore in 28 minuti e 16 secondi. A seguire Diego D'Alberto della Stamura Ancona e Francesco Tornati di Banca Pesaro. Tra le donne, schiacciante successo della pesarese Laura Giordano dell'Atletica Conegliano, ottava assoluta con il tempo di 31:14. Alle sue spalle Paola Braghiroli, Gobbi Bologna e la campionessa uscente Alessia Galli dell'Atletica Futura. La lunga teoria adesso degli arrivi, 200, oltre 200 gli atleti impegnati sulla distanza degli 8 km. Poco prima però a dare il via alle danze 150 futuri campioni impegnati sui 200, 500 e 1800 metri. Poi i migliori fondisti regionali si sono dati battaglia lungo i saliscendi dell'impegnativa distanza misto-collinare di 8 km. Bene, prima di salutarci vi ricordo che domani sera andrà in onda dopo il telegiornale Primo Cittadino. Questa volta a essere ospite nei nostri studi in diretta sarà il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. Per intervenire in diretta o rivolgergli domande avete a disposizione il nostro numero fisso 0721 861433 oppure sms e whatsapp al 338 496 8250. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia. Termina qui Occhio alla Notizia, che tornerà naturalmente domani sera puntualmente alle 20:30. Buona serata e arrivederci, a domani.